Imprevedibile da risultare quasi prevedibile. La vittoria di Trump è soltanto l'ultimo caso, sicuramente il più clamoroso, in cui quest'anno dalle urne è uscito un risultato che sbaraglia i pronostici, sovverte le previsioni, sbriciola consolidate narrazioni giornalistiche. Nessuno riteneva possibile che il popolo britannico votasse per la Brexit, che quello colombiano rimettesse in discussione l'accordo di pace così faticosamente raggiunto con le FARC. Eppure è successo, così come è successo che Trump, dopo aver conquistato a dispetto del suo stesso partito una nomination che gli analisti ritenevano impossibile, si prendesse la Casa Bianca. Il principe dei sondaggisti americani accreditava Trump del 3% di possibilità di riuscirvi. Tutti i media, oltre a simpatizzare per la Clinton, o meglio, ad antipatizzare per Trump, non vedevano che Hillary nello studio Vale. Internet consente oggi di aggregare dati per offrire analisi sempre più raffinate e modelli di previsione sempre più elaborati, ma forse bisogna farla più semplice. Più che studiare il sentiment della rete, magari è più utile porre attenzione al risentimento che sembra guidare la mano degli elettori, i quali se ne infischiano di cose importantissime per i giornali, la stabilità, i mercati, la razionalità delle scelte. Un mea culpa per i media è doveroso, più che analizzare, giudicare, avere la presunzione di indirizzare l'opinione pubblica, forse servirebbe l'umiltà di ascoltare il pubblico che non fa opinione. Gli eruspici in una storia remota traevano indicazioni per il futuro dalle interiora, dalle budella degli animali. In un momento in cui più che con la testa si vota con la pancia, forse più che di sondaggisti, analisti, opinionisti, avremmo bisogno di un gastroenterologo, uno bravo però.